Hai deciso di vendere la tua casa, ma sei preoccupato perché non conosci il giusto prezzo di mercato? Beh, ti capisco, in effetti fare una giusta valutazione di un immobile non è semplice e se sbagli il valore di mercato rischi di veder vanificato il tuo affare. Noi di Arcobaleno Immobiliare, prima di mettere in vendita un immobile, verifichiamo sempre il suo giusto valore di mercato. Come facciamo ad individuarlo? In questo video te lo spiegherò. E se mi seguirai attentamente fino alla fine, ti riserverò una preziosa sorpresa. Come tutti i beni di consumo, anche la casa ha il suo preciso prezzo di mercato. E stabilirlo con esattezza non è certo la cosa più semplice di questo mondo. Vediamo allora quali sono gli aspetti da tener conto per arrivare ad una valutazione corretta. Innanzitutto bisogna conoscere molto bene il mercato. Infatti i prezzi immobiliari sono in continua evoluzione. Basti pensare alla bolla immobiliare dei primi decenni di questo secolo, che fino al 2008 aveva visto i prezzi del mattone schizzare alle stelle per poi scendere fino ai giorni nostri. Soltanto un professionista come noi, che è sul campo tutti i giorni, ha il vero polso della situazione. La valutazione di un immobile non può essere precisa senza un sopralluogo. Ecco perché noi preferiamo sempre ispezionare la tua casa da vicino, per verificare le caratteristiche, le potenzialità, i punti critici e soprattutto verificare se è in regola a livello catastale e urbanistico. Per questo devi diffidare dalle valutazioni online proposte dai portali immobiliari o da quei sistemi che incrociano solo due cifre. Stiamo parlando di una casa, non di un aspirapolvere. Il minimo errore può vanificare la tua vendita. Dopo un accurato sopralluogo, corredato anche da immagini fotografiche, e dopo aver analizzato la documentazione tecnica e di progetti, riusciamo ad avere un quadro completo dell'immobile con le informazioni necessarie. Con i dati alla mano possiamo procedere al calcolo del prezzo, che dipenderà da molti fattori che potranno variare sensibilmente anche il risultato finale. Ma quali sono questi fattori? Vediamoli insieme. La zona. Un immobile situato in centro storico avrà un valore nettamente superiore ad uno ubicato in periferia. A volte anche un quartiere rispetto ad un altro ha quotazioni sensibilmente diverse. Oppure se la zona è degradata o rumorosa, sarà sicuramente un dato negativo. La presenza dei servizi. Beh certo, se la casa è nelle immediate vicinanze di servizi pubblici, scuole, supermercati, fermate dell'autobus, avrà sicuramente un valore in più. La vetustà. Beh, questo mi sembra abbastanza ovvio, a meno che non parliamo di ville antiche. Sicuramente un appartamento o una casa degli anni 80 da ristrutturare avrà sicuramente un prezzo inferiore ad una casa più recente o addirittura di nuova costruzione. La tipologia. Sono più richiesti gli appartamenti o le ville a schiera? Sono più richiesti i bilocali, i monolocali o i trilocali? Oppure le case singole o gli attici? Beh, questo dipende molto dalla zona in cui è ubicato l'immobile e solo un professionista riesce a capirlo veramente con precisione. Le finiture interne. Beh, sicuramente una casa in perfette condizioni che non presenta punti critici sarà sicuramente più valorizzata di un immobile che ha bisogno di manutenzione. L'esposizione. Beh, tutti noi amiamo una casa luminosa e silenziosa. Ecco perché un immobile con un'esposizione a sud, a est o a ovest sicuramente sarà più valorizzato rispetto a uno con esposizione a nord o molto buio. Gli impianti. Beh, se una casa è vecchia sicuramente avrà gli impianti datati e questo potrebbe diminuire sensibilmente il valore finale. L'ascensore. Ormai tutti noi vogliamo le comodità. E soprattutto se siamo in presenza di persone anziane, l'ascensore sarà un accessorio importantissimo. Un attico al sesto piano, per esempio, pur bello che sia, verrà deprezzato sensibilmente in mancanza dell'ascensore. Il giardino. Beh, dopo la recente pandemia Covid, uno spazio esterno è sempre più richiesto, soprattutto dalle famiglie in presenza di bambini o anche di animali. Le pertinenze. Beh, per molti avere un box per l'auto o una cantina dove riporre le attrezzature sportive potrebbe risultare fondamentale. Ecco che l'assenza di una di queste due pertinenze potrebbe vanificare anche l'interesse all'acquisto. La classe energetica. Beh,
Beh, al giorno d'oggi siamo tutti più sensibili al risparmio energetico e per questo gli immobili con una categoria classe A risultano sicuramente preferiti rispetto a quelli di categorie inferiori. Beh, la lista dei fattori che determinano il valore di un immobile sarebbe ancora lunga, ma mi fermo qui. Ognuno di questi parametri ha un valore che, sommato insieme a tutti gli altri, ci porta al valore globale e più esatto dell'immobile. Un professionista esegue una valutazione di mercato attraverso la comparazione di immobili simili a quello che stiamo valutando. Per questo solamente una valutazione di questo tipo, adottata anche dalla nostra agenzia, ti potrà far conoscere il reale prezzo di mercato della tua casa. La nostra valutazione è chiara e precisa. Riporta la descrizione dell'immobile, i dati catastali e tabolari, le tabelle di calcolo, le planimetrie, le fotografie e le nostre considerazioni finali. Se desideri avere una valutazione del tuo immobile, compila il form presente sul nostro sito internet e verrai ricontattato subito. Ed ora la sorpresa che ti avevo promesso. Se stai pensando di vendere casa e non sai da dove iniziare, ecco per te la nostra nuova guida Voglio vendere casa con tutti i nostri preziosi consigli. È gratuita! La puoi scaricare con un semplice click dal nostro sito internet. Se questo video ti è stato utile, regalaci un tuo like, condividilo, lasciaci un commento e iscriviti al canale ricordandoti di selezionare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui nostri prossimi video.